nostro viaggio nelle valli di Primiero e Vanoi inizia da San Martino di Castrozza, a 1450 metri di quota, dove le guglie delle pale dominano il paese in un'atmosfera unica, di grande montagna. La lunga tradizione turistica di questo centro dolomitico prende vita a metà Ottocento, quando alcuni alpinisti inglesi scoprirono le pale di San Martino. Oggi il turista trova una località moderna, dove l'ospitalità è ai massimi livelli, il tempo scorre fra eventi, proposte per il tempo libero, attività sportive e ricreative. San Martino di Castrozza rappresenta quindi la meta ideale per gli sportivi che frequentano la montagna, ma anche per chi cerca una località dal fascino unico e raffinato. A pochi chilometri da San Martino di Castrozza, il suggestivo Passorolle collega il Primiero con le altre valli dolomitiche. Il rinomato valico alpino è un importante punto di partenza per escursioni di ogni genere, dominato dall'inconfondibile profilo del Cimon della Pala. Scendendo verso il fondovalle, sorvoliamo nuovamente San Martino di Castrozza, fino a giungere a Fiera di Primiero, un elegante paese ricco di scorci originali. Una passeggiata nel centro storico ci permette di scoprirlo nei suoi lati più nascosti. Nella parte alta della valle troviamo altri piccoli ma suggestivi paesi, quali Siror, Tonadico e Transacqua. Nella parte più bassa del fondovalle vi sono Mezzano e Dimer. In bicicletta possiamo scoprire con tutta tranquillità gli angoli più originali di questi borghi montani. Iniziamo da Siror, caratterizzato da splendidi affreschi, strette vie e antiche abitazioni. Tonadico è invece un borgo ricco di testimonianze storiche, fra le quali spicca la chiesa di San Vittore. Pedaliamo fino a Transacqua, da dove l'antica pieve dedicata a San Marco domina dall'alto l'intero fondovalle. Anche questo paese, circondato dal verde, è ricco di numerosi affreschi. Proseguendo lungo la pista ciclabile di Primiero, arriviamo a Mezzano. La struttura architettonica più originale di questo paese è senz'altro l'Arco dei Miceli, risalente al 1500. Ancora qualche pedalata lungo il torrente Cismon e raggiungiamo Imer, ricco di scorci panoramici e testimonianze di un tempo. Altri due straordinari valichi alpini caratterizzano il Primiero: il passo Cereda, con i vicini paesi di Sagron e Miss, immersi in una natura ancora intatta, e il passo Gobbera, con il suo caratteristico abitato, ci introduce alla scoperta della Valle del Vanoi. Questa vallata è caratterizzata da piccoli paesi immersi nel verde: Canal San Bovo, Ronco, Prade, Cicona, Zortea, Caoria. Ognuna di queste località si distingue per un ambiente unico e per originali strutture architettoniche ancora legate al passato. A San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi, l'offerta ricettiva è varia e di qualità. Spazia da raffinati hotel con centro benessere a bed and breakfast, appartamenti in affitto e campeggi. La gestione familiare li rende del tutto speciali e in ogni momento l'ospite si sente davvero a casa propria. La cucina locale è caratterizzata da ricette che prendono spunto dalla tradizione e dai prodotti tipici di queste valli, tutti di grande qualità e genuinità, sempre accompagnati da pregiati vini trentini. Queste specialità si possono assaporare negli eleganti hotel della zona, accanto a piatti della cucina internazionale. Agritour e locali più caratteristici ci permettono invece di scoprire fino in fondo le origini di questi prodotti tipici.
L'attenzione per le famiglie è una delle priorità di San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi. Per questo una simpatica iniziativa denominata Primiero Family Fun coinvolge i bambini fino ai 12 anni con un programma settimanale di attività che interessa anche mamma e papà. Nelle valli, divertimento e relax per grandi e piccini. Sono assicurati anche nei numerosi parchi dedicati al gioco, arricchiti da simpatiche iniziative per i piccoli ospiti. Per abbinare invece natura e tecnologia, è nato Sentieri Vivi, il palmare amico con ricevitore GPS che guida il turista passo dopo passo alla scoperta del territorio. Sarà così possibile programmare un itinerario, percorrerlo con l'ausilio del palmare, ricevendo in tempo reale informazioni su storia, cultura, flora e fauna locale, da stampare poi con il percorso effettuato al termine della giornata. San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi offrono un ambiente unico, dove relax e attività sportive si mescolano quotidianamente. Dalle tranquille passeggiate nel fondovalle si passa alle molte attività che solo la vera montagna è in grado di offrire. Gli escursionisti sfruttano come base di appoggio i numerosi rifugi presenti sul territorio, situati in zone di unica bellezza e al cospetto delle meravigliose pale di San Martino. L'alpinismo qui è di casa. Entusiasmanti vie si snodano dai porfidi del Lago Rai alle lunghe salite sulla chiara Dolomia delle Pale. Le guide alpine ci portano a conoscere in sicurezza itinerari mozzafiato. Non vanno dimenticate però le numerose ferrate, una vera e propria alternativa per vivere splendide emozioni in montagna. Per gli amanti del trekking, l'ambiente offre moltissimi percorsi. Il più famoso è il trekking delle leggende, che collega luoghi dolomitici diversi, partendo dallo splendido altipiano delle Pale di San Martino. Questi escursionisti stanno percorrendo la Val Canali, ricca di scorci indimenticabili in una natura splendida. In Val Canali si trova anche Villa Velsberg, sede del Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino, immersa nel verde dei boschi della zona. Chi ama la corsa in montagna, da queste parti trova l'ambiente ideale. Una natura eccezionale ci regala indimenticabili pedalate, più o meno difficili, nel cuore delle Dolomiti. Nel torrente Vanoi la canoa è la protagonista, con numerosi sportivi che in queste acque danno sfogo alla loro passione. Anche la pesca, così come il relax in queste fresche acque, rappresenta un'alternativa alle tradizionali attività di montagna. L'estate e l'autunno ci regalano momenti di grande soddisfazione, con abbondanti raccolte di pregiatissimi funghi nei nostri boschi. Indimenticabili gli itinerari per le escursioni a cavallo, che si snodano nei meravigliosi boschi di San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi. Suggestive camminate ci portano alla scoperta delle antiche postazioni militari. Per tutta la famiglia sono innumerevoli gli itinerari più semplici da percorrere. Ne è un esempio il sentiero etnografico del Vanoi, fra storia e cultura di un tempo. Le bellezze architettoniche ed artistiche presenti nei paesi delle vallate sono motivo di piacevoli e istruttive passeggiate fra le vie. Al termine di queste appaganti giornate ci attende una moderna piscina dove ci si può rilassare nuotando fino a notte inoltrata.
I centri benessere degli hotel ci regalano invece momenti di grande relax, con trattamenti che rendono la nostra vacanza un vero e proprio sollievo per il corpo, lo spirito e la mente. Palestre, trattamenti di ogni genere, sauna, piscina ed esperti massaggiatori sono sempre a nostra disposizione in ogni momento del giorno. Al calar del sole, i molti locali caratteristici della zona ci attendono per trascorrere una serata che si distingue per l'intimità dei luoghi e il trattamento tutto familiare. Dopo una lunga giornata trascorsa ai piedi delle pale di San Martino, la notte non si spegne, ma ci regala altre piccole grandi emozioni, fra musica, divertimento e spensierata allegria. A San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi si vive una montagna autentica, fatta di vera natura, da scoprire fino in fondo, dall'alba al tramonto, in ogni mese dell'anno.